prestigioso del prestigioso Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Marco buongiorno, Adriano buongiorno e buona Pasquetta a tutti, eh. Ciao Mimmo, buongiorno. Buona Pasquetta anche posso, a te. Posso rubarvi 10 secondi? Anche 40 minuti penso. No, volevo ricordare una collega che sì. ci ha lasciato nella notte di Pasqua, Rita Sala, una collega straordinaria, assolutamente straordinaria, che non si occupava di sport, ma quando si occupava di sport era un qualcosa di veramente bello, con grande passione, al di là della sua fede giallorossa, ma con grandissima competenza e con una scrittura che veramente aveva poche uguali. Quindi mi piaceva ricordare in questo momento Rita e le mando assolutamente un grande bacio adesso ovunque lei sia. Hai fatto benissimo, ha riempito splendide pagine sul Messaggero, l'ha ricordato anche la Roma attraverso i suoi canali. Esattamente, e di questo io a nome del Messaggero ringrazio la Roma. Perfetto, apertura d'obbligo, giustissima. E per il resto Mimmo, siamo qui di Pasquetta a calarci, sì. a calarci però nell'atmosfera di un derby che da qui a qualche giorno vivremo, è iniziata sì. la settimana però che porta prima a una di parlare del derby. Ah no, io pensavo che la prendevi così. No, pensavo volessi ricordare quel 28 marzo 1993. È vero, bravissimo. Ci ha aperto la trasmissione, volevo Mimmo. Partire da lì. Pensavo anche che partivi da lì e tornavamo. Mai fatto ricordare. Guarda, avevo la pagina aperta per te, perché volevo cominciare da qui. Allora, dimmi giustamente, cominciamo da qui, perché 23 anni fa un ragazzino biondo con gli occhi azzurri sì. faceva il suo esordio con una maglia che non si è più tolto e che non spero io tolto. Personalmente possa togliersi soltanto quando deciderà di farlo. Senza indossarne sì. un'altra. 23 anni di ricordi, 23 anni vabbè, che credo siano scolpiti comunque nel cuore di tutti i tifosi giallorossi e... Ma ti racconto un po', se vuoi, se volete. Vai Mimmo. Vi racconto un po' quei giorni, diciamo, visto che li ho vissuti in prima persona. Allora, alla vigilia di questa partita di Brescia, la Roma Primavera, perché ti parto dalla Roma Primavera? La Roma Primavera era impegnata in una partita di campionato in casa contro l'Ascoli. Uh-huh. E il primo tempo di quella partita finì 1-0 in favore della Roma, l'allenatore era Spinosi, 1-0 gol di Totti. Durante l'intervallo a questo ragazzino venne detto: guarda, fatti la doccia, non rientrare in campo perché devi partire con la prima squadra, perché ha bisogno di te, perché c'erano dei giocatori che non stavano bene e quindi l'attacco necessitava di un piccolo rinforzo, diciamo così, di uno strapuntino per poter andare a Brescia in un po' di più di tranquillità. E così questo ragazzino Totti, che era il fiore all'occhiello di quella primavera, si fece la doccia, smise di giocare quella partita contro l'Ascoli nel campionato di primavera e si aggregò alla prima squadra che andò a Brescia. E il giorno successivo, lo sappiamo tutti quello che è successo, a pochi minuti dalla fine Boskov preferisce far giocare lui piuttosto che Muzzi, che era in panchina, lo fa esordire in Serie A. E questo è quello che è successo in campo. Poi in quel periodo lì la Roma aveva instaurato una sorta di mezzo silenzio stampa, cioè non avevano voglia di parlare, erano successe delle cose un po' particolari a livello societario, il rendimento della squadra non era straordinario, quindi la società aveva deciso che alla fine della partita parlavano soltanto il capitano, o comunque qualcuno era in presentanza del capitano e l'allenatore, quindi non c'era grande possibilità di poter parlare con tutti i giocatori. Ovviamente la grande curiosità alla fine della partita era di poter scambiare due parole con questo ragazzino, no? Perché era l'esordio e quindi io personalmente, che lo conoscevo ovviamente, ero molto curioso di sapere quali sarebbero state le sue così emozioni nel raccontarle. E chiesi una sorta di lascia passare, no? Ad uno dei senatori della squadra, che si chiamava e si chiama ancora adesso Tonino Tempestilli. Uh-huh. E andai da lui e gli chiesi se c'era la possibilità di parlare con Totti un attimo per farci raccontare le sue emozioni. E non so se insomma chi è stato allo stadio di Brescia può capire com'è la conformazione degli spogliatoi, dove si mettono i pullman e cose di questo genere. Di fatto era ancora un periodo in cui si poteva fare tranquillamente la professione giornalista, quindi andare negli spogliatoi della stampa e vedere qualche cosa. E il pullman della Roma era fermo ovviamente sotto lì all'altezza degli spogliatoi, seduto in prima fila da solo, senza nessun altro vicino, c'era Totti, questo ragazzino Totti, che evidentemente si era fatto la doccia al volo
non era arrivato ancora nessuno, lui stava lì al primo posto. Avete presente dove si mettono quelli che soffrono mal di pullman, no? Sì. Direttamente dietro all'autista. Stava lì seduto immobile. E arriviamo in compagnia del dottor Tempestilli, adesso è dottore, prima era soltanto Cicoria, e gli chiediamo se c'è la possibilità, e lui manco per niente. Totti non volle dire niente, esattamente, non disse assolutamente niente. Se voi andate a rivedere qualsiasi tipo di reperto giornalistico legato a quella partita, non c'è una dichiarazione di Totti, se c'è qualcuno se l'è inventata, perché Totti non disse niente. Alla fine di quella partita la Roma rimase al nord, rimanemmo al nord, diciamo così, perché il martedì la Roma avrebbe dovuto giocare la partita di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, sì, che all'andata era stata vinta 2-0 con i gol di Muzzi e Caniggia, ve lo ricordate? Mamma mia, come no? Che cavalcata fece Caniggia. Lascia stare. E solo che Totti non partecipò a quella trasferta di Coppa Italia. La Roma il lunedì, pensate, si allenò ad Appiano Gentile nella sede dell'Inter, che diede ospitalità alla squadra che poi avrebbe dovuto giocare contro il Milan, e Totti rientrò nella capitale, e lì di fatto si concluse questa prima piccolissima avventura di questo ragazzino che aveva 16 anni e un pezzetto, che aveva fatto il suo esordio in Serie A con grande semplicità, con grande serenità, tant'è vero che se voi andate a cercare delle foto relative a quel giorno, fate una fatica immane per trovarle, perché non ce ne sono tantissime, qualcuno le spaccia per foto di quel giorno, ma insomma non ci sono, proprio perché nessuno poteva mai immaginare che quel giorno poi sarebbe veramente nata una stella infinita. Sì, no, però poi adesso Mimmo sembra tutto normale, no? Ma questo è un ragazzo che ha triplicato ad esempio le segnature della miglior bomber della Roma prima della sua esistenza. No, ma vedi, noi, io ripeto una cosa, guarda, indipendentemente da come andrà a finire questa storia, io vado dicendo da un po' di tempo che noi non soltanto siamo stati immensamente fortunati nell'aver vissuto dal primo adesso non all'ultimo minuto, insomma dal primo minuto fino adesso, la carriera e le gesta di un calciatore fantastico, ma noi, dico tutti noi, mi ci metto dentro anch'io, non ci rendiamo conto di quello che ha fatto questo ragazzo. Noi non ce ne rendiamo conto, perché noi siamo andati avanti per anni celebrando giustamente, ve lo dico giustamente, i 106 gol di Roberto Pruzzo, ci sembrava una cosa enorme, inarrivabile. Andiamo a vedere i numeri di Totti, se non sbaglio in campionato sono 244. Non sbagli. Tanto sai Marco che ci provo, no? E sono più del doppio. Quindi noi adesso il trucco qual è? Il trucco è non pensare a lui come ad un contemporaneo, anche se ancora assolutamente un contemporaneo. Però la storia ci insegna questo, che tanti personaggi non hanno goduto dello splendore che avrebbero meritato quando erano ancora in attività, ma poi sono diventati delle leggende, dei miti quando... A proposito di questo, no Mimmo, poi chiaramente... Totti comunque è già un mito, una leggenda adesso. Lascio chiaramente il campo da dire. Soltanto una curiosità, lo chiedo a Mimmo, ma lui in primavera, prima dell'esordio... No, non giocava mai in primavera, giocava poco. Cioè lui in primavera giocava e non giocava perché era talmente bravo che era sprecato a giocare in primavera, quindi di fatto non lo facevano nemmeno giocare, per quello era un periodo abbastanza particolare, lui faceva ancora, pensa, era ancora in età per fare gli allievi. Tant'è vero che lui, e queste sono cose che magari pochi si ricordano, lui anche all'attivo nel palmarès, uno scudetto con gli allievi vinto. L'allenatore era Ezio Sella. Lui di fatto giocava poco, giocava quasi mai, perché si alternava di qui, di là, primavera, rievi, cose di questo genere, perché chi c'ha bisogno lo chiamava. E alla fine della stagione gli allievi andarono a fare le fasi nazionali e c'era la possibilità di schierare questo ragazzino che stava facendo tanto bene con la primavera, che si era già messo in mostra durante gli allenamenti, così, in queste cose con la squadra un pochino più grande, sempre a livello giovanile, e andò a giocare con gli allievi e vinse lo scudetto. Però questo se lo ricordano in pochi. Ma sai perché ti chiedo questo, Mimmo? Perché credo che esistano le categorie anche in primavera, no? Cioè ci sono dei giocatori, certo, che fanno tanti gol, ma ti vorrei fare l'esempio di, non soltanto in Italia, Portillo, Okaka, Corvia, sti giocatori che
sembrano avere qualcosa in più degli altri, segnano tantissimo in primavera, ma che poi alla fine quando fanno il salto si perdono. Invece ci sono dei giocatori che magari nei giovanili non ci giocano proprio perché sanno già di essere pronti per un salto differente. Più che non ci giocano, non ce li fanno giocare. Appunto, no? Esatto. Adesso ti faccio un esempio che secondo me rappresenta il massimo del calcio italiano che ho visto recentemente, che si chiama Donnarumma. Cioè Donnarumma è 99, eh. Fa spavento. Cioè Donnarumma è un 99, io continuo a ripetermelo anche a me stesso ogni tanto, perché è una cosa impensabile. Come fai tu a 99 fanno l'under 17, fanno, cioè fanno quelli che si chiamavano una volta allievi, e Donnarumma può giocare con gli allievi. Cioè Donnarumma deve fare il titolare dell'under 21, perché poi esistono, come dici te, anche le categorie a livello di settore giovanile. Totti era un qualcosa di straordinariamente bello già quando aveva 15-16 anni, insomma, ma lo sappiamo tutti, insomma, no, tutti no, piano piano l'hanno scoperto. Se ne sono convinti tutti. Quasi tutti a fatica. Quasi tutti, però. Però a proposito di questo, amico, visto che tu hai avuto modo di conoscerlo bene, no? Di conoscerlo a fondo, io ho la sensazione, come direbbe Piero, che lui poi compiutamente non si è mai reso conto di quanto sia diventato grande, e adesso un pochino ha percepito, però secondo me lui non si rende ancora bene conto, totalmente conto di quanto sia grande nella storia della Roma, nell'immaginario di tanti tifosi, e però poi chiaramente progressivamente si è reso conto, anche semplicemente camminando per strada, che le cose stavano cambiando, che era diventato aiuta. Ovviamente mi dici, quando secondo te lui ha cominciato a rendersi conto di essere un giocatore davvero importante, e quando la Roma si è resa realmente conto di avere questo Francesco Totti fra le mani in rosa? Io ritengo quando è passato il ciclone Carlos Bianchi, dopo che per fortuna si è glissato il ciclone Carlos Bianchi, lì un po' tutti anche all'interno della Roma, qualcuno che aveva dei dubbi ha cominciato a capire che c'era oro puro nelle file della società, insomma. In precedenza probabilmente c'erano stati dei piccoli dubbi, cose di questo genere, anche se ovviamente durante il periodo di Mazzone Totti era diventato Totti, grazie anche a questo allenatore che lo centellinava, lo faceva giocare e non lo faceva giocare, che soprattutto cercava di coprirlo dalle grandi attenzioni. Poi però è arrivato un momento in cui sembrava che la storia di Totti con la Roma fosse giunta al capolinea, perché c'era un allenatore che gli preferiva concettualmente e anche nella sostanza un altro giocatore. Voi ricordate che Totti con Carlos Bianchi aveva il numero 17 sulla maglia. Numero 17 perché glielo assegnò direttamente Carlos Bianchi, perché lo riteneva simile, con le stesse caratteristiche, anche forse qualcosina di meno, un calciatore argentino che lui aveva avuto a sua disposizione e che era, secondo Carlos Bianchi, il destinato a diventare il più grande calciatore argentino degli ultimi anni, e gli aveva dato la maglia 17. Questo calciatore si chiamava Pandolfi, detto El Rifle, che qualche anno più tardi venne acquistato in Italia dal Perugia. Se voi andate a vedere qualche cosina, ve l'andate a ritrovare. La carriera è stata simile, dai. Pandolfi e El Rifle arrivò a Perugia durante l'estate, arrivò fino alle vacanze di Natale, diciamo così, giocando poco e niente, segnando praticamente manco in allenamento, e partendo per le vacanze di Natale, per la sosta natalizia e tornando in Argentina, non è più tornato in Italia. Ah, leggo Perugia 97-99, Pandolfi 9 presenze e 0 gol, Mimmo. Sto dicendo cazzate? Manco Zara, te. Carlos Bianchi pensava che Pandolfi fosse più bravo di Totti. Tant'è vero, adesso qui racconto un altro piccolo particolare, oggi sono andati a parlare di Totti e va bene. Vabbè, ci sta oggi. Recentemente mi è capitato di incontrare Carlos Bianchi in una sala stampa. Cosa, scusa? Gli ha menato? No, aspetta, ti racconto. Una sala stampa durante l'Europeo del 2012 in Polonia-Ucraina, se non ricordo male era nella sala stampa dello stadio di Kiev, prima di una partita, e c'era Carlos Bianchi che era lì, non so, in veste di telecronista, eccetera, eccetera. Io non l'avevo notato, però venne lì un
un addetto, insomma, uno che, una persona che lavora per la federazione, e sapendo insomma quali erano stati i miei rapporti con Carlos Bianchi, mi fa: ma sai che c'è stato là? C'è stato un amichetto tuo. Io ho detto: ma chi è? Mi fa: così così. Faccio: ma davvero? Aspetta, mo te faccio vedere. Mi sono alzato, sono andato lì dove stava Carlos Bianchi, l'ho guardato un attimo, lui mi ha guardato, forse non si ricordava manco chi ero, anche se potrei raccontare episodi. Io ho dato una bella pacchetta e ho fatto: c'avevi ragione te, Totti in valeva un cazzo. Bene. Mamma mia, che avrei dato per stare lì in quel momento? Applausi a scena aperta di questa persona che mi aveva detto che Carlos Bianchi stava lì. E non abbiamo detto ancora niente di Littmann. Ha fatto un grande assist qua la persona. Ma quelle sono cose che sanno tutti, dai. Questa di Pandolfi, che mi sa che Carlos Bianchi il rifle se l'è portato. Pistola, come si, che sarebbe? Sì, era chi era? Pandiani e rifle, un altro rifle. Ah, una cosa, ma pure questo è rifle, era una cosa brutta. Mi sa che se l'è portato anche nel 2000-2001. Quando qui a Roma con Francesco Totti poi ho vissuto una certa emozione. Successo Boca Juniors, Pandolfi, 11 presenze e 0 gol. Allora, ma forse fa il portiere. Vabbè, dopo il break Mimmo ci dice se rinnoverà o meno Francesco Totti, così completiamo l'argomento. Ma questo io non lo so, però possiamo parlarne, sì. Beh, parliamo, dai, dopo il break. Dacci soltanto un attimo, Mimmo. Io di nuovo con Mimmo Ferretti del Messaggero. Mimmo, eccoci. Allora, prima di entrare tema derby, non in clima derby, sì, volevo completare però tempo, l'argomento Totti con te, perché dal passato al presente il passo è più o meno breve, sono giorni... Un passo lungo 23 anni però. Sì, però il nostro è breve, perché sono giorni comunque in cui si è ragionato tanto, no, sulla possibilità, eventualità, volontà di rinnovare questo benedetto contratto. Ne ha parlato di recente quel candidato dirigente prossimo al rinnovo da calciatore, amico di Francesco Totti, Morgan De Santis, che è un po' un etrino in questa situazione, no? Perché lui probabilmente rinnoverà e quasi sicuramente finirà a fare il dirigente della Roma, e comunque sì, è certamente un amico di Francesco Totti, ha spesso passato le vacanze con lui di recente, tra l'altro parecchio legato anche a Spalletti, che l'ha avuto anche come allenatore a Udine. E De Santis ha detto: si farà qualcosa nel bene della Roma, per il bene della Roma, che è un po' quel bene, esatto, che è un po' quel bene supremo indicato pure da Spalletti, no? Dove comunque ogni singola parte, per quanto importante come Francesco Totti, deve comunque anche legittimamente, se vogliamo, adeguarsi. Però Francesco Totti è Francesco Totti, e mi sembra che in maniera abbastanza chiara abbia chiesto di rimanere da calciatore alla Roma. Ti sei fatto un'idea un po' più chiara di quello che potrà succedere da qui a breve? Perché questo contratto sta per scadere comunque, non manca moltissimo. Sì, assolutamente sì, ma indipendentemente dall'idea che posso essermi fatto io chiamo a testimonianza, a raccolta, prendo come esempio, faccio mie, mettete come vi pare, le parole di Luciano Spalletti in merito a questa faccenda, cioè evitiamo di banalizzare questa cosa, perché già che si comincia a parlare di soldi è una cosa che a me non piace, nel senso che se tu parli di Totti o di eventuale rinnovo di Totti non può cadere il discorso, eventualmente parlo sempre su una faccenda economica, e credo che il punto sia soprattutto quello, no? In questo momento quantomeno da parte c'è un calciatore che vuole continuare a fare il calciatore, che non pretende, l'ha detto credo mille volte, il posto fisso, anche perché non gioca adesso a 40, figate se potrà giocare a 41 anni, no? D'altra parte c'è una società che invece è convinta attraverso sue valutazioni, studio, app, misurazioni, zecca, amici di zecca, applicazioni del fio di pallotta e quello che vi pare a voi, che Totti non sia più un calciatore, perché come ha detto lo stesso Pallotta, il corpo non fa più quello che gli dice la mente. Insomma, adesso Adriano non mi ricordo le parole, però è così, sì, un po' la sintesi, no? Assolutamente. E di fatto quindi per la Roma Totti non è più un calciatore. E quindi la faccenda sembra destinata ad un'unica soluzione. Io qualche tempo fa feci una battuta e dissi che era molto più probabile il rinnovo del contratto di Lobont piuttosto che quello di Totti. Mi sembra che sia molto vicino alla realtà. Direzione. Sì. E se ci pensate è una cosa che da un punto di vista romantico, no? Affettivo, è una bestemmia di quelle proprio tra le più brutte. Però io faccio anche mi metto un attimo nei panni di una società che ha le sue esigenze, fa le sue valutazioni e di fatto è quella che detiene il coltello dalla parte del manico e può decidere o meno. In tutto questo poi, legato ancora al discorso del contratto di Totti, io ritengo che l'errore a monte sia stato quello di non discuterne
tempo fa, cioè parecchio tempo prima, e non ridursi così a pochi mesi, come hai detto De Marco, alla scadenza del contratto. Però adesso tutto sembra, come posso dire, esageratamente veloce in un senso o nell'altro, magari le cose non stanno così. Quando De Santis dice si troverà una soluzione per il bene della Roma, hai detto così, mi sembra, no? Sì. Di questo genere. Sì, sì. Non so se sarà anche per il bene di Totti o per il bene di tutte e due. È comunque una faccenda molto molto scivolosa che andava affrontata almeno un anno prima e nessuno l'ha voluta affrontare. Io mi rendo anche perfettamente conto che Pallotta, Adriano può testimoniare, vuole occuparsi di questa faccenda, ma non al 100%, perché lui paga profumatamente degli uomini del management per occuparsi anche di queste cose. E quindi io non lo so francamente come finirà questa faccenda. Non penso che sarà Totti a fare il primo passo, perché le posizioni sono state abbastanza chiarite da parte sua. Al tempo stesso però la Roma, attraverso le parole di Pallotta, le ha chiarite al 100%. Totti non è più un calciatore e se vuole rimanere a Roma deve farlo in altre vesti. Quindi pensare oggi, giorno di Pasquetta, ad un Totti ancora calciatore a Roma, io lo ritengo molto molto problematico, molto molto complicato. Anche perché lo scaricabarile prima o poi si dovrebbe fermare. Però male, poi no? Diventa complicato quando si ferma. Anche perché ti dico, Adriano, secondo me Pallotta è il presidente e va bene, è lui che decide, è lui che può dire sì o no. Però lo ripeto, qui ci sono dei suoi dirigenti che devono anche occuparsi di queste cose. Ovviamente d'accordo, in collaborazione con il presidente. Sì, anche se però, più volte i propri dirigenti, Mimmo, poi hanno... Tocca vedere se ci sta ancora sta collaborazione. Come diceva Adriano, no? Quasi... Tra chi, Adriano? Ah, non lo so, magari tra Sabatini e Pallotta. Ah, ecco. A me sembrano due bei separati in casa. Non c'è solo Sabatini. No, c'è anche Baldissoni. No, però lo stesso Baldissoni. Anche... Ma Zanzi, qual è il ruolo di Zanzi, ad esempio? Scusate. Lo scopriremo. Prima o poi lo weekend, scopriremo. Però, prima o poi ce ne renderemo conto. No, però, Adriano... Scusami, e finisco. Quando Pallotta, tutti pensavamo che potesse incontrare Bruno Conti, Pallotta ha fatto sapere, via traverso, ufficiale, ufficioso, ma che so io che devo incontrare Bruno Conti? Cioè, nel senso, io sono il presidente, ci sono dei dirigenti che lavorano per conto mio e questa è una cosa che spetta a loro. Il presidente nella sua ottica fa altre cose. Però aspetta Mimmo, se devono mettere però un pompero era un po' alla Rudy Garcia, è uscito. Non l'ha letta questa, lascia stare, dai. Come sottolineava Adriano, no? Le ultime dichiarazioni di alcuni dirigenti, ma ti dico anche di Spalletti, sì, fanno intendere che la faccenda deve essere risolta unicamente fra le due parti in causa, Totti da una parte e Pallotta dall'altra. Non c'è dubbio che Totti sia uno degli attori della faccenda, l'altro potrebbe anche non essere Pallotta. Però se Spalletti dice... Pallotta semmai mette la firma, se c'è da mettere una firma, capito? D'accordo, però se Spalletti dice, se la devono vedere loro, se Baldissoni dice, noi non commentiamo perché tanto è una cosa che devono vedersi loro due... Pallotta sa cosa, Cioè tu sei, ti faccio questa domanda e la faccio a tutte e due. Voi avete la certezza che da qui ai prossimi 6 mesi Pallotta tornerà in Italia? Certezza no. E allora? Poi se ci torna, torna una volta. Voi, io sai che chiave di lettura ho dato anche alle parole di Spalletti. Me le ripeti le parole che ha detto Spalletti, Marco? Scusa, quelle che hai detto proprio 10 secondi fa. È inutile aggiungere opinioni. No, nel senso, una cosa che si devono vedere. È una cosa loro, che no? Si devono vedere loro. Sai che cosa ho colto in queste parole? La paura, il timore? Non lo so. Che Spalletti possa essere indicato eventualmente come colui, esatto, che ha contribuito a cacciare Totti dalla Roma o comunque a fargli finire la carriera. E io vi posso assicurare che tutto vuole Spalletti, tranne che questa cosa. Mi farò un bel po' il chiccherone questa sai che, cosa. Sai che questo timore io l'ho Adriano, avverto. Tu che... Ma scusami, non so te lo ricordi. Cronista da campo. Una delle ti prime cose. Che Spalletti un po' adirato per questa faccenda? Assolutamente sì. Ma okay. Mimmo, ti ricordi che una delle prime cose di Luciano Spalletti, prima ancora che glielo chiedessero, Spalletti, che conosce bene questa città, non so se alla prima o alla seconda conferenza, tira fuori lui, sì, sì, l'argomento Totti, dicendo: e dice, attenzione, e dice, io sto dalla parte di Francesco, qualunque cosa venga deciso. A livello contrattuale, non mi mettete in mezzo. Esatto, esatto. Ci attenuano subito. Perché lui, siccome non è stupido,
ha capito che poi alla fine sto cetriolo finiva, capito? Vicino all'ortolano. E allora, e vedi perché la situazione non è assolutamente chiara, però stiamo facendo veramente tante chiacchiere, insomma. La verità la sanno soltanto Pallotta, la verità di Dotti è chiara, vorrebbe continuare a giocare nella Roma. Però non è che lui prende e va in campo se non c'è un contratto, quindi. Però Mimmo, mi baso un attimo sull'immediato, cioè adesso da quello che capiamo, da quello che hanno detto loro, la società non vuole fare il contratto a Francesco Totti, quindi a me che cosa viene in mente? Totti va via al termine della stagione, nel allora, senso lui innanzitutto se Totti dovesse andare via, che mi sembra una cosa un po' così, lo va, perché poi bisogna anche che ci siano delle offerte o cose di questo genere, ma insomma un ragazzo di 40 anni non ha tutto questo mercato, anche se si chiama Totti, no? E ovviamente una soluzione esotica si potrebbe trovare, però nel momento in cui Totti dovesse andare via, la Roma perde Totti per sempre. Cioè la storia dei 6 anni di contratto, nel momento in cui non dovesse esserci una prosecuzione dell'attuale contratto da calciatore, andrebbe a cadere. Bravissimo. Cioè, non è pensabile che la Roma non conferma Totti e che poi Totti se fa un anno, che ne so, al Washington Post, diventa cronista e torna alla Roma e fa il dirigente. Si interrompe una catena, no, che pure secondo me. No, mio... ma ecco perché io ti dico: se non c'è sintonia, ripeto, con la dirigenza o la presidenza attuale, questa poi... è una faccenda che andava affrontata e risolta non a 3 mesi, perché siamo a marzo, a 3 mesi dalla scadenza del contratto. Bisogna affrontarla un annetto fa, non è stato fatto, pazienza, adesso si va de corsa e verrà presa una decisione in qualche modo, secondo me non sarà condivisa al 100% da una delle due parti, ovviamente, pensateci un attimo, facile di sta cosa, no? Cioè la fretta porterà a prendere una decisione che, allora, proviamo a pensare, no? Le due parti, la Roma conferma Totti, Totti è contento, la Roma non è contenta. Non troppo, certo. La Roma non conferma Totti, Totti non è contenta, la Roma è contenta. Sì. È così, Adria? Sì, sì. Ma secondo te lo stanno facendo abituare? Non lo so. Non lo so. All'idea che lui possa cambiare. Usa questi mesi per capire cosa vuoi fare? Anche a livello di licenziale. No, non lo so, dico, perché Totti, no, non, da quello che so io, non ci pensa proprio, non ha mai pensato fino a un minuto fa, 2 giorni fa, una settimana fa, a non fare più il calciatore. Lui ancora si sente calciatore al 100%, non si vede proprio in un'altra versione che non sia quella di andare al campo la mattina, allenarsi e poi giocare o meno, questo lo decide l'allenatore. Il bivio qual è, Mimmo, secondo te? Roma o Major League Soccer? No, io non... Faccio una grande fatica a immaginare lui che spia si carica la famiglia e se ne va a giocare da qualche altra parte che non sia Roma. Credo che sia molto complicato per uno profondamente romano, proprio nel suo modo di essere, nel suo modo di vivere, andare via da questa città. Poi vi faccio una domanda banale, stupida, poi siamo finiti a parlare di Totti e il derby cominceremo a parlare da domani se Dio vuole. Totti c'ha bisogno di andare a guadagnare tanti altri soldi da un'altra parte? Io penso di no. No, però lui è sempre rimasto abbastanza affascinato, no? Ogni volta che ha messo piede negli Stati Uniti. Io credo che in generale quella sia una terra che gli piace. Secondo me gli piace più Roma. Gli piace certamente più Roma. Però è chiaro che... Se tu mi dovessi dire, che ne so, De Rossi, già ti dico, beh, De Rossi che se va a fare 2 o 3 anni negli Stati Uniti, sì. Fine contratto. Beh, De Rossi è più curioso, no? Per usare in termine spallettiano, è un po' più curioso, a lui piacerebbe non soltanto l'America, forse anche il Sud America. Vabbè, ma quello però tante volte sono delle leggende che vengono tramandate da cronista a cronista, insomma, poi magari non è così. Però Mimmo, dicevi tu, se Totti vuole continuare a fare il calciatore e tempo fa legittimamente ha detto decido io quando smetto di fare il calciatore, perché mi sembra che sia comunque no, nelle condizioni di scegliere per sé perlomeno. Dove lo farebbe se non alla Roma? Io mi auguro ancora alla Roma. Soltanto lui. Tu mi hai chiesto un parere, nel senso che io lo vedrei, cioè lo vedo poco adesso giocare in un'altra realtà che non sia quella romana, ma addirittura ti parlo italiana se non europea, cioè vederlo andare a giocare negli Stati Uniti, in Cina, al Qatar, dove pare a te, insomma io... No, lì neppure io. Forse... Non ce lo vedo proprio. Non... Poi c'ha 40 anni, Mimmo, non è un ragazzino dei 28, 30 anni, via, che dicevano lì,
vedo Maria Bido, tre figli dietro. Una bimba piccola adesso. No, non, insomma, c'è tutta una serie di situazioni per cui lui vorrebbe continuare a giocare con la Roma. Ancora non ha neanche, secondo me, metabolizzato, no, secondo me, non ha neanche metabolizzato l'idea che la Roma gli possa dire di no. Cioè lui è profondamente convinto che ci sia la possibilità di continuare a giocare con la Roma. Giocare nel senso, lo ripeto, essere tesserato con la Roma. Lui si rende perfettamente conto che non gioca adesso che c'ha 40 anni, figuratevi se l'anno prossimo può pretendere qualche cosa. Però lui vorrebbe un contratto da Dio. Come posso dire? Non essere... cioè che questo suo addio al calcio sia programmato con un anno d'anticipo e non con tre mesi, ecco, questo sì. Una delle due parti manderà giù un boccone amaro, Mimmo. Assolutamente sì. Su questo non c'è dubbio. Comunque finirà, te l'ho detto prima, te la puoi segnare sul quadernetto degli appunti. Mimmo Ferretti, 28 marzo 2016, capito? E te la porti dietro, a futura memoria. Comunque andrà a finire, una delle due parti sarà incazzata. Ed è un peccato. È così. È così. Sembrano simoro, la Roma e Totti con questa separazione di intenti, di umori. Però siccome è Pasquetta, siccome non c'è neanche il sole, siccome tanta gente sta maledicendo il tempo perché non è potuto andare a fare il picnic e la scampagnata, adesso chiude con troppa malinconia su Totti e cosa. E allora chiudiamo. Allora chiudiamo. Butta giù un po' di corallina pure noi. Chiudiamoci con la. No, vabbè, la previsione sul derby è troppo presto, dai. Ah, poi parli di malinconia. Cioè, no, beh, insomma, il derby non è malinconia, il derby è adrenalina pura, insomma. È o era? Malinconia sugli spalti, Mimmo, dai. Sì, quello sicuramente sì. Però il derby è comunque l'evento con la M maiuscola, perlomeno per lo sport romano. E sarà così anche questa volta. Una partita che vedrà di fronte due squadre, chiudiamo proprio con due secondi parlando del derby, una che sembra aver recuperato tutte le proprie forze, l'altra che sembra aver invece perso tante forze di quelle che magari aveva prima. Il derby, scusatemi, ancora una volta chiamo in causa Spalletti, il derby azzera i valori. Non vuol dire niente che tu sei in grande forma, non vuol dire niente che tu stai facendo delle brutte figure, il derby azzera tutto, quindi io non spero che la squadra lo giochi pensando che sia una partita da vincere indipendentemente dal nome dell'avversario, non vorrei che ci fossero dei coinvolgimenti, pensare noi siamo qui, noi siamo più forti, loro sono di meno, noi siamo qui, noi dobbiamo, il secondo e il terzo posto, no, se cominci a fare questi ragionamenti il derby non te lo porti a casa, assolutamente. E quindi e comunque io non mi fido di una squadra come la Lazio perché è una squadra che ha dei valori tecnici individuali, alcuni molto 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 buoni secondo me. Sì, superiori quindi, alla classifica attuale, questo assolutamente sì. Poi se avremo modo e maniera in settimana faremo un po' più di discorsi approfonditi. Assolutamente sì. Intanto grazie e buon proseguimento di Pasquetta, Mimmo. E buon lavoro. Però se non dici una piccola forma io non attacco. Hai ragione anche te. Fatte conto. Ci sentiamo domani. Ciao Mimmo. Sempre se Dio vuole. Ciao Adri, ciao a tutti. Ciao, Mimmo. Ciao Marco. La, 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 la.